cicogna, volatile timido, silenzioso, che però nel periodo degli amori... Beh sì, in effetti è il momento in cui si fanno sentire di più. Loro non hanno un suono particolare, praticamente il loro richiamo è dato dal battere del becco, e questo naturalmente si sente di più nel periodo degli amori, in cui le coppie si chiamano e si rispondono, ed è una cosa molto, molto bella da sentire e anche da vedere in qualche maniera. Un battito del becco che ricorda il rumore, il suono, anche potremmo dire così, la musica di uno strumento particolare. Sì, infatti è molto simile alle nacchere, è un suono in qualche maniera come di due legni che si percuotono. E lo fanno gettando indietro la testa e quindi alzando il becco al cielo e battendo violentemente, diciamo, il becco. È un suono molto particolare, tipico. Lei parlava di cielo, sono dei grandi volatili in tutti i sensi, sia come apertura alare ma anche perché sfruttano le correnti ascensionali. Sì, la cicogna è probabilmente l'animale che sale ad altezze maggiori. Sembra che arrivino a 10-11 km di altezza, ed è uno spettacolo unico per chi ha la fortuna di vederlo. Generalmente è possibile osservarlo nelle giornate, diciamo, più limpide e ventose. E le cicogne cominciano a fare dei voli in tondo, praticamente seguendo la corrente, e ovviamente poi forse all'inizio non si percepisce, ma ogni giro, diciamo, che le cicogne salgono fino al punto in cui poi dopo si perdono di vista perché sono talmente alte che non si riesce più a vederle. Ed è una cosa bellissima, fra l'altro poi generalmente lo fanno tutte insieme, per cui ci sono dei gruppi abbastanza numerosi che fanno queste cose così particolari, che sono veramente interessanti da osservare. Nella nostra passeggiata lasciamo alla nostra sinistra la vasca d'acqua e alla nostra destra, si intravede la strada, si vedono le abitazioni, però colpisce subito l'occhio il nido. Il nido è di un'architettura incredibile, tantissimo legname per costruire questi nidi. Pensate, cari ascoltatori, avrete anche voi ovviamente la possibilità di vedere, venendo all'oasi naturalistica dei Quadris di Fagagna, addirittura un nido costruito su un palo della luce, su un palo, alla fine, proprio al culmine del palo, questo grandissimo nido in equilibrio. Beh, le cicogne fanno solitamente il nido sui pali o sui camini. Non lo fanno sugli alberi, curiosamente la gente pensa che invece la cicogna non va mai sugli alberi, perché evidentemente l'apertura alare è tale che gli impedisce assolutamente di andare in mezzo agli alberi. E quindi le posizioni sono appunto i pali della luce e i comignoli. E ovviamente è un lavoro difficile, perché devono far stare in equilibrio tutto questo legname, ed è un lavoro veramente da architetti. Ed è un lavoro costante, peraltro, perché costantemente bisogna rinforzare, togliendo magari il legname ormai marcito. Sì, le coppie ovviamente finché durano mantengono sempre la loro posizione, a meno di problemi, diciamo, estranei. E quindi ogni anno praticamente il nido viene riattivato, e quindi portano altro materiale per renderlo sicuro e praticabile. È una coppia che si potrebbe dire si divide il lavoro, cioè nel senso che magari il maschio va a prendere da mangiare, la femmina invece accudisce i piccoli, ma succede anche l'opposto. Sì, normalmente cova la femmina, ma non sempre, anche il maschio fa la sua parte. Diciamo che la cosa importante che è giusto sapere è che il maschio generalmente appunto deve portare da mangiare e deve portare anche da bere nel suo becco, perché anche l'acqua è importante. C'è da dire anche un'altra cosa, che i piccoli non mangiano, diciamo, dei reperti così come vengono raccolti. In realtà i reperti vengono predigeriti dalla madre o dal padre, che poi dopo ha questa forma di rigurgito
per cui il cibo viene dato già predigerito, perché sennò i piccoli non potrebbero, diciamo, digerirlo direttamente. E si diceva prima dei simboli, del simbolo di Fagagna, di questa cicogna, però è un simbolo che piano piano si sta espandendo anche nei comuni vicini, proprio grazie a questi grandi volatili. Sì, ormai le cicogne, diciamo, qui da noi sono molto libere. All'inizio, diciamo, che preferivano fare i nidi all'interno dell'oasi. Poi in realtà, evidentemente, un po' le coppie nuove, un po' varie ragioni, evidentemente hanno cominciato ad andare soprattutto all'esterno. E all'esterno vuol dire anche che fanno i nidi anche nei paesi vicini. Quindi ogni tanto arrivano delle persone dicendo: ah, hanno fatto il nido da noi, con ansia, cioè con preoccupazione, perché evidentemente è una cosa così rara, così interessante, che colpisce.